Alessandro di provare a coordinare io, nel senso che in realtà abbiamo l'opportunità di avere il nostro capogruppo in provincia, Giordano, che pertanto più che fare lui da coordinamento è meglio che ci faccia da relatore. Abbiamo l'assessore regionale all'agricoltura che, al di là del fatto che non abbia una competenza specifica come delega sui problemi dei movimenti terra piuttosto che dei rifiuti cui si accennava, però è persona competente per vecchia attività amministrativa e ovviamente conosce molto bene la situazione. E poi un ringraziamento particolare per un tecnico, direi, ma sicuramente di area perché è molto vicino al Partito Democratico, che è Eugenio Piovano, che a cui chiedo di fare un applauso, non per altro, se lo volete fare mi farete veramente piacere, ma perché non so se vedete come poverino è conciato, no? Cioè, per cui chi prende fa 120 km e... C'avevi l'autista, l'auto blu. Perché è venuto a piedi. Vabbè, comunque, tutto sommato, chi fa una trasferta di questo genere, per passione politica ovviamente, non per così interesse personale, ma per il fatto di avere una competenza che per noi è fondamentale, merita sicuramente il nostro apprezzamento. Allora, è ovvio che il tema dei rifiuti a Bussana è un problema drammatico, perché è un problema che si trascina da anni. Io conosco questo tema da anni per aver interloquito con, non solo con delle amministrazioni, ma con dei comitati. Ricordo una volta una mia presenza estemporanea su sollecitazione di Fiorella in un ricorso al TAR nel quale mi presentai per conto di un comitato con il presidente del TAR che mi guardò veramente male, dicendo: scusi, lei cosa vuole? E con l'amico Gerbi che tutelava gli interessi di ecco. Per cui è un po' che si prova a cercare di ragionare per contenere forze economiche che dal loro punto di vista cercano sicuramente di portare avanti i loro interessi, come ahimè è nella normalità delle cose. Dico ahimè perché al di là del fatto che sia normale, però poi talvolta determina situazioni gravi di sofferenza. E oggi però la situazione è sempre più grave, perché continuando questa situazione a perpetuarsi negli anni e avendo noi assistito alla incapacità dell'amministrazione provinciale, che si sono via via succedute nel corso degli anni, a risolvere alla radice questo problema, sostanzialmente i cittadini, mi sembra di potermi fare interprete delle vostre esigenze, temono che, al di là delle promesse di fatto, e qui abbiamo un tecnico che comunque sta predisponendo il piano, anzi che ha predisposto l'appalto per il nuovo impianto provinciale che dovrebbe superare questi temi, però i cittadini temono che questo impianto, al di là dei costi che determinerà e degli eventuali disservizi, però possa in realtà non vedersi in tempi rapidi. Per cui ciò che viene oggi presentato come un nuovo ampliamento di discarica a tempo determinato, cioè per un periodo transitorio assolutamente diciamo così limitato nel tempo, rischia invece di essere una perpetuazione di un problema oramai inaccettabile. Mentre si chiacchierava prima, qualcuno ha introdotto il tema della discarica, delle discariche degli inerti, poi ne parleremo. Non ho capito il tono polemico di qualcuno nei confronti del Partito Democratico, perché io posso dirvi con molta schiettezza che sul fronte, per quanto riguarda Sanremo, ma non mi sembra che poi ad altri livelli ci siano stati grandi deficit, ma comunque per quanto riguarda Sanremo, chi vi parla per conto del Partito Democratico ha combattuto nella passata amministrazione, abbiamo recuperato delle aree che potevano in qualche modo essere utilizzate in una logica di smaltimento di inerti non particolarmente invasive. Mi riferisco per esempio alla cava Fulcheri, che tutti voi conoscete, che è diventata di proprietà del Comune di Sanremo non più tardi di 4 mesi fa, grazie all'azione amministrativa della precedente amministrazione e di un accordo che abbiamo stipulato con Italgas. Per cui se c'è un problema di quel genere lì, no, che è volto a evitare che si continuino a perpetuare altre situazioni di dissesto idrogeologico, visto che quella cava non presenta nessun tipo di problema, credo che tutto sommato non sia giusto. Comunque, se dobbiamo discutere o polemizzare, non abbiamo assolutamente problemi.
Anzi, io francamente di solito ci ingrasso, che poi in realtà non dovrei. A questo punto direi che il quadro della situazione, bisogna vedere se vogliamo dare il taglio politico o tecnico, cioè se introduce l'argomento. Io devo fare il mediatore, vedi, io cosa faccio? Ma tu non porti la voce della regione? Noi avevo... Io faccio agricoltura e pesca. Allora la mediazione la facciamo fare a Barbara, ben felice. A me hanno detto vai a fare il mediatore. Mi diceva vedi tu, ma io non ci sono. No, anche perché qui c'è il bello della diretta. Ci sono degli autorevoli esponenti che nel settore ne sanno sicuramente più di me, quindi no, io posso soltanto dire questo: prima di venire qui ho parlato con l'assessore Briano e gli ho detto che sarei venuto qui, e so che lei si è impegnata molto da quando è diventata assessore, perché la regione sta facendo tutta una politica per prevenire il consumo, diciamo così, la produzione alla discarica. Recentemente abbiamo approvato in giunta l'inasprimento dell'ecotassa, che comincia a dare anche dei risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ma io dico che si sta lavorando anche per qualcosa ancora che venga ancora prima, cioè per cercare di eliminare il più possibile quello che è la produzione che va in discarica. La Liguria tutta è messa in un modo tale per cui è il sistema basato tutto sulle discariche, noi non abbiamo inceneritori, e poi queste discariche ogni tot numero di anni vanno anche a esaurimento, quindi il problema è un problema sempre attuale, quello dello smaltimento. La provincia di Imperia è forse tra le quattro province quella che è messa un pochino peggio, proprio perché siamo in una fase di emergenza e abbiamo vissuto una fase di emergenza che poi ha delle complicazioni molto gravi sul piano dei costi, perché come tutti ben sanno poi i costi vengono riversati sugli utenti, e quindi in questi mesi abbiamo vissuto una particolare condizione. Quindi io devo solo fare una breve introduzione per dire che è un problema molto molto sentito, un problema molto seguito dalla giunta regionale, dall'assessore, anche con grande competenza e con grande abnegazione. Tra l'altro si è lavorato anche molto bene nei rapporti istituzionali, e quindi io penso che siamo sulla palla, ecco, come si suol dire. Certo che il problema dei rifiuti l'abbiamo visto, come la situazione a Napoli, abbiamo visto che è un problema che quando uno pensa di averlo risolto è già lì per affrontare una nuova emergenza. Quindi è un settore molto delicato, va seguito molto bene, e secondo me bisogna fare tanto 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 lavoro, e quindi anche questo dibattito può aiutare, può servire per far sì di portarci un po' avanti. Io mi interesso di altre cose, mi sono prestato volentieri perché sapevo che c'erano degli esperti, e quindi il mio compito è quello di ascoltare anche per riferire. Io mi sono seduto prima in mezzo dei cittadini che avevano da lamentarsi, io farò tesoro di quello che emergerà questa sera per poi riferirlo, e quindi farò tesoro di tutto quello che emergerà anche dal dibattito di questa sera. Vorrei quindi io darei la parola a Riccardo Giordano per il punto. Tanto buonasera. Diciamo che il punto può essere fatto dal punto di vista strettamente tecnico, cioè che cosa prevede il piano, e magari poi su questo Eugenio fai un'integrazione tu, e dal punto di vista, diciamo, delle iniziative che il Partito Democratico dovrebbe fare o deve fare e ha fatto per limitare al massimo i danni che la popolazione deve patire, segnatamente quella di Bussana, che è quella che in questo momento qua sta sopportando il sacrificio maggiore. Allora, innanzitutto, che cosa noi abbiamo fatto fino adesso per cercare di risolvere complessivamente a livello provinciale la questione dei rifiuti, e per controllare che questa nuova programmazione fosse il più possibile equa, distribuita sul territorio, e che a pagare non fossero sempre gli stessi. Se vi ricordate come c'è stato il rinnovo dell'amministrazione, siamo entrati quasi subito in piena crisi, perché addirittura a Sanremo ci sono stati dei giorni in cui
in cui i rifiuti sono rimasti per le strade perché si è dovuto trasferire l'RSU, cioè i rifiuti solidi urbani, a subito si pensava a Genova e poi invece si è trovata la soluzione del boscaccio Vado. Questo perché oramai le discariche private che erano sul territorio non avevano più autorizzazioni a ampliamenti, cioè la regione ha detto: finché non mi portate un piano serio io non vi autorizzo più nessun tipo di ampliamento. E da questo punto di vista qua ci siamo subito attivati facendo votare un ordine del giorno, se ti ricordi Andrea, dove abbiamo dato, diciamo, la tempistica sull'urgenza che la provincia aveva di stabilire un nuovo piano, stabilire delle tariffe che incentivassero la raccolta differenziata, andando a colpire quei comuni che non raggiungevano determinati obiettivi, e soprattutto avevamo chiesto che si individuassero dei siti durante il periodo transitorio che fossero siti di proprietà pubblica, non più privata, per superare l'ormai cronica affidamento a discariche di private, che sono quelli che ci avevano portato all'emergenza dell'estate scorsa. Quindi noi avevamo già visto che il problema si sarebbe andato a focalizzare soprattutto, non tanto e non solo nelle scelte, diciamo, di piano, ma in quello che è questo famoso periodo transitorio, che poi andremo a vedere quanto durerà, perché in Italia il transitorio è quasi perenne, e quindi che cosa dobbiamo fare noi perché questo periodo sia davvero transitorio. In questo momento direi che la situazione è questa qua. Le modifiche al piano provinciale sono state oggetto di una valutazione ambientale strategica, la VAS, che sostanzialmente ne ha dato un parere positivo. Ad un piano che prevede tre siti. Il sito su cui dovrà sorgere l'impianto definitivo di separazione, di combustione anaerobica, digestione anaerobica, e poi vicino a questo impianto la discarica di inerti, che è Colli. Il sito che deve accogliere i rifiuti di tutta la provincia per almeno il primo periodo 2 anni, ma con ulteriore possibile proroga di altri almeno 2 anni, che è Colletto Zotto, ed è quella cosa che mi interessa, è un sito che è stato individuato come alternativo, che è Rio Sgorreto a Imperia, e che è quella cava che, andando su sulla strada 28, conoscete essere prima di subito dopo Imperia, prima di... No, non è proprio... Ma quello che dicono a Sanremo, poi ci sono gli atti, ci sono i documenti. Allora, in questo momento si è completata la via, cioè la valutazione di impatto ambientale dell'8.5 di Colletto Zotto, cioè dell'ampliamento che la regione aveva subordinato, la cui approvazione aveva subordinato alla presentazione e alla approvazione, diciamo, del VAS, del nuovo piano provinciale, e che è quello che consentirà alla provincia di Imperia, a partire dal prossimo mese, di riportare tutti i rifiuti qua a Colletto Zotto. Quindi dal primo di agosto, credo, dall'8 agosto, adesso non appena hanno finito, tutti i rifiuti della provincia di Imperia verranno confluiti e conferiti qua a Colletto Zotto. Nel mentre si sta facendo, diciamo, le procedure per l'affidamento in finanza di progetto per la costruzione dell'impianto a Colli, e questo periodo è stato quantificato in 2 anni. Dopodiché è prevista come opzione principale quella dell'acquisto da parte della provincia dell'8.6, sempre di Colletto Zotto.
però su questo vi devo dire che la VAS dice che non è d'accordo, cioè la regione ha detto che ci sono tutti gli elementi per arrivare a un'opzione zero sul conferimento, sull'ampliamento di Collietto Zotto nell'otto 6. Quindi la cosa che, per arrivare alla sintesi estrema, bisogna che noi si controlli come partito, anche attraverso le vostre sollecitazioni e il vostro controllo, è che non ci sia un ulteriore periodo, oltre i 24 mesi che sono stati indicati, di conferimento di tutti i rifiuti della provincia di Imperia a Collietto Zotto. Questo per quello che riguarda, diciamo, la rivendicazione di questo, di quest'area, perché poi dovremo diligentemente cercare di trovare una soluzione che vada bene per tutta la provincia. È evidente che una posizione che vede la provincia divisa in due comprensori è più armonica di quanto non sia tutto il conferimento del tal quale a Collietto Zotto. Però su queste cose è un impegno che noi ci prendiamo, su cui dobbiamo lavorare, perché altrimenti si continuerà tranquillo a versare tutti i rifiuti qui a Bussan, sostanzialmente. E qui su questo vi vorrei dire però che se c'è stata un'amministrazione totalmente assente nella tutela di queste caratteristiche, di questa problematica, è stata l'amministrazione di Sanremo. Perché l'amministrazione di Sanremo, mentre l'amministrazione di Taglia si è fatta tutti i suoi contratti, tutte le sue accordi che prevedono già adesso nel periodo transitorio che vengano versate le royalty al comune di Taglia, e soprattutto che i disincentivi economici sul mancato raggiungimento della raccolta differenziata siano riversati al comune, il comune di Sanremo se ne è bellamente fregato. E mi pare che abbiano provato l'ultima volta in calcio d'angolo a dire che però cercheranno di farsi pagare le royalty. Io non so come, che propaganda pura, che non è possibile. Allora, io questo passaggio lo finisco adesso con questa premessa, poi do il microfono a Eugenio, perché diciamo l'inquadramento è questo qua. L'inquadramento è questo, e con un ulteriore impegno che ci deve vincolare, soprattutto noi che siamo consiglieri provinciali, di stare attento ai tipi di trattamento che vengono fatti sulla discarica, perché voi avete già avuto occasione di vedere che nel momento in cui si è passati da un pretrattamento, diciamo, dall'area di Collietto Zotto a un'area temporanea di Colli, non è che c'è stato da parte del gestore molta attenzione nel fare i trattamenti come la legge prescrive, e questo chiaramente ha determinato un forte dissenso, una forte preoccupazione nei confronti da parte dei committenti. Altro non è che possiamo pensare di fare, perché purtroppo il piano ormai si trova in queste condizioni, si trova in questa situazione, e ripeto, per non andare a fare delle promesse che non sono in nessun modo poi suscettibili di essere mantenute, possiamo vigilare perché siamo 24 mesi e non di più. E dopodiché poi ci sarà anche uno sviluppo di quello che saranno le procedure del piano. Ma mi pare di dire che la situazione è un pochettino. Allora, io completo semplicemente il quadro che ha fatto Giordano, introducendo qualche ulteriore elemento, diciamo soprattutto di tipo tecnico, nel senso che ci sono almeno due punti diciamo delicati. Il primo è la scelta che è stata fatta e che credo che si debba condividere, di fare un unico impianto finale, di gestione finale dei rifiuti, perché era quello che prevedeva ancora il piano regionale, lo prevede la norma, eccetera, e
la questione del periodo transitorio di quando questo impianto potrà entrare veramente in funzione. La tipologia dell'impianto è abbastanza semplice, quindi 2 anni sono sufficienti per realizzarlo. Le procedure di gara sono abbastanza più complesse, diciamo, però possono essere adeguatamente calibrate in modo che questo periodo sia veramente sufficiente. E la questione della fase transitoria in effetti era stata inizialmente proposta a livello tecnico nel piano con un semplice, diciamo, con un ampliamento che è quello che stanno facendo, che coprisse questi 2 anni, che potesse essere fatto o su Colletto Zotto oppure su la discarica di Rio Sgorreto. L'obiezione che è stata fatta, oltre, diciamo, di tipo politico, perché alla fine poi che è quella che è prevalsa, che quella discarica non potesse essere usata per il periodo transitorio ma solo eventualmente come discarica in alternativa al sito di Colli, con però tutta una serie di problemi, perché Colli è sicuramente il sito migliore dal punto di vista tecnico su quelli che sono stati esaminati in provincia di Imperia. Dicevo che l'obiezione che era stata fatta su quella era che fare una piccola discarica per solo 2 anni era una cosa che avrebbe determinato dei costi superiori rispetto a quelle di ampliare una discarica esistente dove c'era già tutto un sistema consolidato. E questo è quello che ha portato poi, diciamo, la provincia a scegliere questo tipo di soluzione. Ricordava giustamente Giordano il fatto che in sede di valutazione ambientale strategica la regione ha dato un indirizzo perché non si facessero ulteriori ampliamenti dopo questo biennio necessario per realizzare l'impianto, perché in effetti il piano provinciale prevede, qualora in 2 anni non si riuscisse a fare l'impianto, non riuscisse a entrare in funzione, un ulteriore ampliamento che non sarebbe più però gestito dai privati ma sarebbe, diciamo, gestito dal pubblico, che però dal punto di vista fisico vuol dire sempre star lì, cioè non cambia la sostanza delle cose, cambia solo il fatto che invece di essere gestito dal privato sarebbe gestito dal pubblico, però non cambia dal punto di vista fisico, nel senso che sarebbe proseguire l'operazione che è stata fatta in tutti questi anni, cioè di scavare e di riempire con i rifiuti. Quindi non, mentre invece il sito della discarica definitiva ha delle caratteristiche sostanzialmente diverse, perché intanto non è sul crinale ma è a metà collo, di qua praticamente non si vede, l'accessibilità è ottima perché sarebbe non si passerebbe più da San Pietro ma si passerebbe unicamente dal casello autostradale, per cui, diciamo, è stato scelto anche per questo tipo di motivazioni. Come si fa a fare in modo che in 2 anni si fa, oltre a sollecitare la provincia, e questo perché ormai è 1 mese e mezzo che hanno approvato, però non mi risulta che siano stati fatti ulteriori passi avanti, quindi c'è un problema certamente di sollecitare l'amministrazione provinciale che prosegua nel percorso che ha individuato. L'altra questione è di ridurre i quantitativi da portare a discarica, perché se il volume autorizzato sono i 300.000 metri cubi, allora se ci si portano i 150.000 tonnellate all'anno che si fanno in tutta la provincia di Imperia, in 2 anni finisce. Se invece attraverso politiche di prevenzione, come diceva l'assessore, che è quella su cui la regione sta massimamente puntando, quindi producendo meno rifiuti e attivando serie politiche di raccolta differenziata, perché quelle che si stanno facendo adesso sono ridicole, allora in questo modo si riesce a ridurre i quantitativi di rifiuti e quindi riuscire a non fare ulteriori ampliamenti, quindi limitare il numero dei mezzi che va a discarica e, diciamo, far bastare questo volume per il tempo necessario per fare l'impianto senza fare ulteriori ampliamenti della discarica.
a questo, per far questo, lo diceva l'assessore, la regione ha aumentato l'ecotassa sulle discariche proprio per cercare di incentivare le attività di recupero e di raccolta differenziata a monte. So che il comprensorio di Imperia sta facendo una gara unitaria per tutto il comprensorio, perché uno dei problemi per cui la raccolta differenziata non funziona è che ci sono troppi soggetti che intervengono. A Sanremo ci sono quattro, e c'erano, adesso non so se hanno tre o quattro aziende che fanno, ecco, adesso hanno almeno questo razionalizzato, però è chiaro che la validità di un sistema su un solo comune o su un gruppo di comuni è certamente diversa, quindi l'efficienza, l'efficacia del servizio deve essere vista sul piano comprensoriale. Facendo questo, e sono cose che si possono fare in breve periodo, non sono necessari tanti anni per arrivare a degli obiettivi di raccolta differenziata sensibili. In un comune, durante la gestione commissariale, abbiamo fatto in comune di Imperia, quando la regione aveva commissariato la provincia, in un comune di Imperia abbiamo fatto il 70% di raccolta differenziata in 3 mesi. Quindi sono obiettivi raggiungibili, serve organizzazione e serve ovviamente il fatto che ci sia una volontà politica da parte delle amministrazioni e una volontà anche da parte dei cittadini di aderire a un sistema che è certamente faticoso, che però direi che è l'unica soluzione che ci consente di non continuare a portare i rifiuti in discarica come si è fatto fino adesso, insomma.